Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG dei motori, con Racing Time. Dunque, oggi è giovedì e che cosa facciamo noi di solito al giovedì? La passeggiatina per i box, per vedere un po' le eventuali novità che ci stanno. Perché dico eventuali? Perché se ci avete fatto caso, rispetto soprattutto all'anno scorso, i team tendono a tenere un po' più nascoste le novità fino all'ultimo momento. Per quale motivo? Perché gli altri team, cioè quelli avversari che non presentano novità, sono diventati più veloci nel copiarli. È anche un giorno di vantaggio in Formula 1 dà fastidio. Ecco il motivo per il quale si è molto più gelosi degli aggiornamenti che si portano. Se ci fate caso, prima al giovedì era tutto un concerto di aggiornamenti, adesso se ne vedono veramente pochi per vederli poi al venerdì durante le prove libere. Quali saranno i team che porteranno aggiornamenti più cospicui? In primis la Mercedes, poi pare l'Aston Martin e poi l'Alfa Romeo. Delle robe un po' più piccoline sono attese dagli altri team, poi vedremo chi effettivamente porterà proprio micro aerodinamica a livello di modifiche, o piuttosto porterà qualcosa di cospicuo, però lo sapremo ovviamente solamente domani. Per quel che concerne oggi, allora, di che cosa parliamo? Voglio farvi vedere una cosa. Allora, abbiamo detto che Silverstone è una pista molto particolare perché? Perché va a proporre tutta una serie di curve stravelocissime, infatti per la Ferrari sarà un importantissimo banco di prova e spesso queste curve non sono secche, sono una dietro l'altra, quindi ci sono dei cambi di direzione molto molto veloci. Allora, una buona parte della partita, oltre che con le altezze da terra, oltre che con il fondo, si andrà a giocare anche con le ali. Sappiamo che Mercedes porterà un'ala anteriore nuova. Però quest'ala anteriore nuova, oltre a essere più efficiente per quel che riguarda il downwash, tu dici come lo sai, perché è ovvio che i team spingano sempre più verso questa direzione, oltre ad andare a separare i flussi in una maniera ancora più efficiente, come richiesto dal nuovo fondo Mercedes, probabilmente andrà a generare anche un filo di incidenza più all'anteriore. E quindi guardate un pochino come i team, in particolare Mercedes, poi tendono a bilanciare questa, come dire, questa novità sull'anteriore, e soprattutto un team come la Mercedes che ha avuto tanti problemi in Austria per quel che concerne la stabilità al posteriore. Guardate qui che ala posteriore tira fuori un'ala da medio alto carico, con un cucchiaio, quello che vi sto segnalando con la manina, dell'elemento principale molto marcato. Guardate qui la freccia che vi ho messo, questa, quant'è maggiore rispetto alla scelta fatta da Red Bull, che comunque ha un'ala da medio alto carico, però qui il carico sviluppato dall'ala è ancora maggiore, si vede per forza di cose. Poi il cucchiaio ha una curva molto più netta rispetto a quella della Red Bull, che è molto, sale verso la bandella laterale in maniera molto più dolce. Quindi un'ala decisamente più scarica per Red Bull rispetto a quella della Mercedes, ma c'è chi si è spinto oltre, come la Ferrari, ad esempio, che ha un'ala al posteriore sempre monopilone da medio carico. Guardate la corda quanto è piccola, esattamente più o meno uguale a quella dell'Alpine, che però ha un cucchiaio che dura un pochino meno. Vedete, qui c'è una curva molto più netta rispetto a quella dolce della Ferrari, e qui il profilo sembra essere ancora con meno incidenza rispetto a quello della Ferrari. Quindi per Ferrari medio carico, e per Alpine potremmo valutarla, cioè potremmo definirla medio slash medio basso carico. Comunque di sicuro più scarica è la più scarica tra le quattro e forse anche la più scarica di tutto il lotto. Però perché vi faccio vedere questa foto? Beh, di sicuro
dell'Alfa Romeo qui sotto, no, questa è veramente un'ala molto scarica. Però vi voglio far vedere di queste foto che stiamo guardando, oltre alla buona incidenza al posteriore dell'ala dell'Aston Martin, anche il fatto che loro vanno con un doppio pilone. Quindi un cucchiaio abbastanza marcato, un primo elemento con una corda non, come dire, non minima in casa Aston Martin, e addirittura il doppio pilone. Quindi questo tradotto che cosa vuol dire? Vuol dire, ragazzi, che nei curvoni veloci avranno tanto appoggio a terra e quindi al posteriore, e quindi avranno, come dire, la possibilità anche nei cambi di direzione veloce di avere un posteriore molto molto stabile. Di contro, chi ha optato per un'ala con una corda maggiore e soprattutto, no, soprattutto e anche con il doppio pilone, avrà un drag più elevato. Poi usciti dalla curva veloce in fondo al dritto, e quindi il solito problema dell'Aston Martin che si ripresenta. Proprio per questo sono curioso di vedere in che direzione sono andati gli aggiornamenti. Poi, ovviamente, ragazzi, rispetto a quello che noi qui vediamo, magari prendono l'ala posteriore in prove libere, visto che qui ce n'è tre, e decidono di cambiarla completamente. E quindi quello che vi ho spiegato non varrà più per uno o per l'altro team. Poi ancora vi voglio far vedere una cosa. In questo Gran Premio debutteranno i nuovi pneumatici Pirelli con la spalla rinforzata. Però, ragazzi, non è una novità assoluta, perché sono stati provati già questi pneumatici in prove libere. Uno dei turni è stato quello di Barcellona. Ora, che cosa succederà? In teoria, i team dovrebbero già saperlo, perché comunque un minimo di prove l'hanno fatti su queste nuove coperture. Però analizziamo quello che hanno detto sia Vasseur che Leclerc, due voci. Vasseur ha buttato una battuta durante lo scorso Gran Premio e ha detto: vediamo se i nuovi pneumatici ci daranno una mano. Leclerc, che li ha provati fisicamente, ha detto: io non sono così sicuro che cambierà qualcosa, vedremo, perché comunque abbiamo tre turni di prove libere e quindi lì si possono valutare bene. Quindi staremo a vedere se effettivamente, grazie a questa spalla più forte, capace di trattenere di più, come dire, il movimento della spalla che, se eccessivo, tende a far scendere il pneumatico dal cerchio e quindi fargli perdere aria, e a volte proprio esce completamente, e vedremo se questo rinforzo laterale cambierà il comportamento, se avrà ragione Vasseur o piuttosto Mario Isola, che da tempo dice che non cambierà nel comportamento della vettura e nelle sensazioni di guida del pilota assolutamente nulla. Io sono molto molto curioso. Da pilota dico che se irrobustiscono, qualcosina deve cambiare per forza, però magari questi hanno raggiunto una tecnologia talmente elevata che forse se ne accorgeranno solo, come dire, in alcune curve determinati piloti. Non lo so, staremo a vedere. Però è proprio per questo motivo, mi allaccio al debutto, anzi mi aggancio al debutto degli pneumatici nuovi, che, ragazzi, non mi aspetto grossissime novità da alcuni team, tra cui la Ferrari. Io so per certo che Ferrari ha a disposizione una Beamwing nuova che potrebbe utilizzare, ma non è sicuro di farla. Quindi di farlo. Quindi vedremo se andrà in pista durante uno dei turni di prove libere con questa novità, e poi ne valuteremo il comportamento, prima loro e poi noi da casa. Però grosse grosse novità d'impatto, come quelle ad esempio portate in Austria, io non me le aspetto, per il semplice motivo che in Austria c'è stata solo un'ora di prove libere più quei 100 chilometri del test del filming day, per ottimizzare un pacchetto molto corposo. Qui si va su un tipo di pista totalmente diverso e quindi molto più impegnativo dal punto di vista aerodinamico,
Però si hanno 3 ore di prove libere. Abbiamo visto come la comprensione di ciò che porti in pista sia fondamentale. Ecco perché non mi aspetto in casa Ferrari delle novità strasostanziose. Qualcosina di piccolino, sì, ma tanto tanto no, perché secondo me si vorrà capitalizzare sia quello che potrebbe venire in aiuto da questi pneumatici nuovi e anche il grosso pacchetto introdotto di aggiornamenti introdotto in Austria che potrebbe essere, come dire, sfruttato al massimo grazie a più ore di prove libere. Poi vedremo anche se, come hanno anticipato, Red Bull porterà qualcosa, visto che ha detto aggiorniamo fino a Silverstone e poi basta. E poi sono molto molto curioso di questo grosso pacchetto dell'Alfa Romeo. Non appena ci sarà qualcosa, andremo ad analizzarlo. Poi continuiamo la nostra passeggiata per i box perché vi voglio far vedere una cosa. Allora, questo è un motore Mercedes che, un po' come il motore Honda, questa è la Aston Martin, ha l'alloggiamento dei pacchi radianti sia sopra il motore, dove c'è il cofano, e sia lateralmente. Perché vi ho fatto vedere la Aston Martin? Perché è una delle vetture con il sottosquadro maggiore. Ma perché si può permettere questo sottosquadro amplissimo rispetto alle altre vetture? Solo Red Bull gli sta così tanto dietro. E forse da qualche Gran Premio McLaren, per il semplice motivo che loro hanno il cono antintrusione qui sotto, quello inferiore, molto basso, ma poi oltretutto hanno anche solo una parte dei radiatori messi dietro le bocche delle pance, perché gli altri stanno sopra e prendono aria da una parte dell'ice scoop. Quindi, ragazzi, che cosa mi aspetto io l'anno prossimo? Vi faccio vedere un'altra foto. Questa è la Haas con motore Ferrari. Vedete che qua dietro non c'è nulla? Tutti i pacchi radianti sono qua. Per forza di cose, il sottosquadro sarà minore e questa minor volume del sottosquadro è generata da due cose. Prima cosa, appunto, i pacchi radianti che, ragazzi, sono abbastanza voluminosi, e seconda cosa, il fatto che il cono antintrusione è posto un po' più in alto rispetto al solito, cioè rispetto a team come Red Bull, come Aston Martin e via discorrendo. Questo per dirvi cosa? Che io dall'anno prossimo mi aspetto tutte vetture che avranno i radiatori sia lateralmente che sopra il motore, quindi nella zona del cofano, e tutte vetture che avranno il cono inferiore messo più basso possibile. E tra questi, ragazzi, ci sarà la Ferrari. Poi andiamo avanti, perché giorno 15 luglio è una data importantissima in quanto la FIA e Liberty Media dovranno dare risposta al team Cadillac Andretti, anzi io direi più Andretti Cadillac, per l'eventuale ingresso addirittura a partire dal 2025. Quindi vedremo. Io sono fiducioso e spero che ci possa essere non uno ma due team in più, perché ci divertiamo di più. Più team sono, maggiore potrà essere il divertimento. Poi, a proposito di team in più, ragazzi, ce n'è uno in occasione del Gran Premio d'Inghilterra. Perché? Perché questa vettura di Formula 2, che esteticamente, grazie al lavoro della Mercedes, sembra una Formula 1, sarà pilotata da Brad Pitt tra un turno di prove libere e l'altro, ed è la vettura con la quale si faranno, sarà la protagonista assieme ai suoi due piloti, si faranno le riprese per il film sulla Formula 1, di cui Lewis Hamilton è il super consulente. Quale sarà appunto la sua figura? Quella di garantire che le scene siano quanto più realistiche possibile. Allora dico una cosa: mettiti il casco di Brad Pitt, guidala tu, che così le scene saranno realistiche. Allora c'è una cosa che non è certa, perché alcuni dicono sì, altri no. In realtà ancora la decisione deve essere presa, perché domenica sarà forse possibile vedere questa vettura, l'Apex, così si chiama, schierarsi, o meglio, stare assieme alle altre vetture
durante il giro di formazione. Poi vedremo se in testa, in coda, quello dipenderà un pochino dalla trama del film, ma anche dalla capacità di Brad Pitt di fare una cosa di questo tipo. Non è semplicissimo, anche se io so per certo che ha fatto già diverse ore al volante di una monoposto, quindi non è assolutamente bianco, è abbastanza preparato. Poi vi avevo anticipato subito dopo il Gran Premio nel video emozionale dell'Austria che è oggi arrivata la conferma quasi ufficiale che dal prossimo anno, ragazzi, in uscita da curva 9 e 10 in Austria ci sarà la Yaya. E così ce la finiamo con questo. Lasciatemi passare il termine, schifio dei track limits. Oltretutto, quello che vi faccio vedere in basso, ragazzi, è uno dei tanti track limits sforati, ecco qui, da Perez. Uno dei tanti, però non sanzionati, non si sa il perché. Se questa vettura rossa fosse stata al posto di questa qui, invece, blu e gialla, state tranquilli che la penalità sarebbe sicuramente arrivata. Passiamo all'altro Gran Premio, ovvero la 6 ore di Monza, perché vi voglio far vedere due foto. Questo è il podio, siamo abituati a vederlo non proprio così ed è semplicemente stupendo. Mi piace tantissimo il podio che sembra che dietro c'è. Vi ricordate la cosa? Quando le trasmissioni venivano interrotte, che appariva quella cosa con tutti quei colori, sembra la stessa identica cosa. Speriamo che sul gradino più alto ci salga una Ferrari. Ve lo auguro con tutto il cuore. Questa è una delle due signorine presenti ai box. Bene, ragazzi, per questa puntata è tutto. Spero vi sia piaciuta. Se così, vi prego di lasciare un like, un commento, condividere il video sui vostri social, quella che sentite Stella. Condividere il video sui vostri social, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e ci vediamo al solito in nottata, anche perché questa sera ho pure un impegno, quindi in nottata perché spero con tutto il cuore di potervi preparare un video tecnico, d'accordo? Bacio. Ah, una cosa, perché non metto più la sigla? Perché da qui al 22 sono sott'acqua, ci sono le semifinali di SN1 ed SN2, poi la finale, la parte finale del Talent, la parte finale del Raduno, poi la finalissima del campionato Sim Italian Contest che abbiamo organizzato assieme a Rocco Coviello, l'ingegner Rocco Coviello, che già all'opera e presto, ragazzi, vedrete in Formula 1, e ne sono sicuro di questo, eh. E quindi per questo motivo faccio i video tutti di getto e non vado a mettere né sigla né fare questo montaggio, quell'altro, perché proprio non ci arrivo e non ci riesco. Bacio, ciao!